obsession. I could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. Quella di recuperare attraverso la musica, che ne è un serbatoio privilegiato, la memoria, quella personale e quella collettiva. Sono convinto che una cosa importante che la pittura può fare in questo periodo di grande disorientamento è proprio quella di ritornare a riflettere su di sé per capire anche gli altri. Ecco, lungo questo lavoro ho cominciato a provare a raccontare la mia colonna sonora, che spesso coincide con quella di molta gente, non so, per raccontare gli anni 60, cosa meglio di un disco di Beatles o di Rolling Stones e così via. Però sono arrivato man mano a un punto, man mano che mi avvicinavo in questo discorso di recupero al presente, a toccare con mano il presente disorientamento, il periodo tutto orizzontale in cui la memoria viene cancellata, cioè tutte le cose sono l'attimo che si sta presentando in quel momento. E ho provato a rendere questo sconcerto con la pittura. In che modo? Cioè, io lavoro quasi come uno scavo archeologico, deposito strati di colore che poi gratto. Ecco, a questo punto man mano è come se grattando avessi toccato il sangue, le ferite, e ho lavorato scardinando le cose che avevo costruito, quindi non più fermandomi alla pelle, ma presentando il corpo della musica a cui dedicavo il mio quadro, come un corpo su un tavolo di anatomia, squartato con gli organi in evidenza. Ecco, è questo che ho cercato, è una sorta di punto zero a cui sono arrivato e che chiude questo discorso sulla musica, che tra altri non so quali. There ain't no right, there ain't no wrong, as long as hope survives, I'll stay alive. I could wait night and day. Ecco, vi faccio vedere questo quadro perché è uno dei pochi che abbia un esplicito appiglio figurativo. Come vedi c'è una sorta di uccello. Qui ho provato a raccontare una spedizione che ho fatto nelle Ande. Questo è un paesino di 4.000 metri, c'era una gola su un passo da cui si vedevano i condor. A me bisognava aspettare ore e ogni condor era un'apparizione, è come se apparisse Dio. Ecco, la cosa che ho cercato di rendere era questo, e qui non sono proprio riuscito ad evitare, perché era tanta la fatica, l'attesa, come dire, di immaginare questa forma che si materializzava, che ho dovuto lasciarla anche nel quadro.